Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo, serie in cui proviamo i giochi gentilmente offerti dagli sviluppatori o che io intendo provare o che voi mi consigliate. Oggi ragazzi proviamo Battle Royale Tycoon. Ragazzi, questo gioco qua è, vabbè, io l'ho scelto per motivi un po' particolari questa volta, perché non si tratta di un Battle Royale, anche se c'è Battle Royale nel nome, si tratta in realtà di un gestionale in cui devi gestire un parco che fa dei giochi Battle Royale. Praticamente l'ho trovato divertente come concetto e voglio ringraziare moltissimo lo sviluppatore che mi ha dato la chiave di gioco, e in questo momento qua in cui Battle Royale stanno spopolando ho trovato abbastanza divertente che venisse fuori un gestionale a tema Battle Royale di questo calibro qui, e ho pensato che sarebbe stato divertente portarlo sul canale anche in seguito appunto al fatto che ho ricevuto la chiave dallo sviluppatore. Quindi ragazzi, direi che non resta che provarlo e vedere un po' di che cosa si tratta, ok? Play. New game. Park name. Crystal Cross. Battle Royale Park. Facciamo così. Endless Loop Studios. Wow. Che è successo? Ah, ok. Questo è tipo uno showreel di quello che succede? Manager Park. Ok. Grazie. È un filmato questo qui, eh? Ok, puoi... Sì, le tue arene. Puoi farle da solo, ok? Fai sì che i tuoi visitatori siano felici. Vabbè, è il tema Tycoon abbastanza... Ah, i tuoi lavoratori occupati. Bene. E fai dei profitti. Ok, va bene. Il tema gestionale da parco, proprio tema Tycoon, è sempre quello, ok? Non sembra esserci assolutamente niente di nuovo. Ok, ok. Praticamente il filmato di gioco. Allora, ciao, benvenuto nel tuo parco. Allora, qui divertiremo i nostri ospiti e soddisferemo i loro bisogni nel mentre che facciamo dei profitti, praticamente. Iniziamo piazzando un semplice edificio. Target practice. Ok. Fun, target practice. Ok. Allora, questa. Ok. Devi disegnare un'area. Ok, questa è la finestra di costruzione. Puoi, puoi spostarla, eccetera. Puoi vedere i requisiti dell'edificio prima di aprire. Allora, piazziamo l'entrata e piazziamo l'uscita da questa parte. Ok, aspetta. Ah, ok, possiamo girarla con R. D'accordo. Allora, serve una target lane ed è dove i visitatori andranno. Ok, e... lo slot per le armi. Ok. Ok, il nostro target practice è pronto. Ora abbiamo bisogno di un lavoratore per i nostri ospiti. Workers windows. Workers. Ok. Ah, 6 lavoratori. È molto semplice. Ah, non li devo scegliere, non hanno caratteristiche comuni. Ok. Allora, i lavoratori assunti inizieranno a lavorare. Ah, ok, eccoli qua che girano. Come trasportatori, muovendo gli oggetti tra gli edifici, ok. Puoi muovere la camera con WASD, ok, puoi anche zoomare con la rotella, d'accordo. Ok, anche... sì, puoi andare più veloce col tempo. Ok. Ora che hai un po' di lavoratori, assegnane uno al target practice. Ok. Un lavoratore è stato assegnato all'edificio e sistemerà il target lane e darà agli ospiti le loro armi. Ora compriamo alcune armi per gli ospiti da usare. Ok, compro una pistola. Ah, 5 pistole devo comprare, ok? I nostri trasportatori ora prenderanno le armi e le porteranno al target practice. Ora dobbiamo piazzare...
Ah, ok, aspetta. Ah, un posto dove portare le altre. Ok, seleziona il warehouse. Ok, qui, per esempio. Ora... ora aggiungiamo una lista d'attesa, praticamente sarebbe, però una coda probabilmente è meglio, sì. All'entrata, seleziona waiting queue. Ah, ok. Ground tile. Ok, aspetta, ma waiting queue mi sa che non è andata tanto bene. Ok, perfetto. Allora, perfetto, è aperto. Ora i visitatori cominceranno ad arrivare e guardali, sì, allinearsi. Ok, allora i visitatori sono quelli rossi, mi pare. Ok, quindi questo manterrà i tuoi visitatori, sì, farà divertire i tuoi visitatori per un po'. Ovviamente i visitatori hanno anche dei bisogni, altrimenti, ed è meglio soddisfarli, altrimenti lasceranno il parco non soddisfatti. Chiosco di cibo. Ok. Chiosco di bevande. E il bagno. Ok. Piazza all'entrata, l'uscita e... due bagni. Aspetta, mi sa che è così che devo fare? Sì, ok, perfetto. E anche le waiting queue. Ok, ground tile, perfetto. Vabbè, immagino dover fare anche questo, però, ok. Allora, aggiungi i lavoratori ai chioschi e apri tutti quanti gli edifici. Ok. Beh, immagino che uno vada bene, giusto? Sì. I lavoratori ai chioschi... ai bagni non ci devo mettere niente? Ah, no, ok. Ma non vanno puliti o cose del genere? Vabbè, così sembrerebbe. Bene, stanno cominciando ad arrivare gli ospiti e la coda è piena. Ok. Apri. Apri. E apri. Perfetto. Ora i visitatori saranno felici e possono soddisfare tutti i loro bisogni. Le armi perdono durability, sarebbe, vabbè, perdono resistenza, durata, cioè con ogni uso. Ok, dobbiamo costruire un workshop. Ah, questa volta non mi dà delle indicazioni su dove costruirlo. Ok, probabilmente è il caso di fare così. Ok. All'uscita, due workbench, quattro item... Dov'è? Quattro item slot e due lavoratori. Ah, ok. Devo assumere due lavoratori. Vabbè, ne ho assunti un pochettino di più. Perfetto. Allora, i trasportatori ora porteranno gli oggetti danneggiati per essere riparati. Perfetto. Abbiamo bisogno di più trasportatori. Il numero minimo dei trasportatori... Ah, ok. I lavoratori saranno... Ah, ok. Possiamo settare il minimo numero di trasportatori. I lavoratori saranno automaticamente assunti quando dei lavoratori vengono assegnati agli edifici. Ok. Numero minimo di trasportatori a 5. Ora costruiamo la nostra prima arena. Allora, l'unico tipo che possiamo costruire è la Dual Arena. Troppo piccola l'area. Ok. Oh, porca miseria, è gigante. Ok.
Allora, l'entrata, fammi chiudere sto affare, e l'uscita direi qui. Ok, congratulazione, hai costruito un'arena. Allora, l'arena fa un duello tra due ospiti. Le posizioni di spawn tipo qui. Allora, piazza alcuni muri, ok. Boh, sto facendo le cose un po' a caso, ragazzi, eh. Chest wall, ok. Ok, ora puoi vedere come layout closed. Ora, no, aspetta. Bilanciato? Boh, non lo so. Allora, i tipi di armi utilizzati nell'edificio, clicca per cambiarli. Fucili. I visitatori hanno preferenze uniche e avranno un bonus di felicità se l'edificio usa le loro armi preferite. Apri l'arena. Ah, ok. E praticamente l'obiettivo è di divertire 4 visitatori. Assicurati di comprare i fucili e avere una waiting queue. Ok. Quindi in realtà mi sa che preferirei fare qualcosa tipo così, mi sa. Qualcosa del genere, sì. Arena Duel. Ok. Comprare i fucili. 5 fucili. Forse 6, dai. Ok, dove sono i soldi? Ok, sono qui. Ho fatto tutto quello che dovevo fare? Ma health pack. Uno qui, uno qui. Metti dei lavoratori? Vabbè, apri l'arena, dai. Mettiamo 2 lavoratori. Ok, sì, la coda sta decisamente aumentando. Sì, è la miseria. Ok. Ma come si divertono? Ok. Mi sa che ci siamo, eh. Ah, ok, 100 visitatori divertiti. Bene, bene, bene. Ah, ok, i lavoratori vanno a pulire tutto quanto. Ora, bene, qua ce ne sono altri 2. D'accordo. Guarda come si divertono. Ah, ok. Per avere più edifici più avanzati dobbiamo ricercarli nel laboratorio. Ok, laboratorio. Penso di farlo. Oddio, non lo so mica. Ah, troppo grande l'area, addirittura. Ok. Desk. Ah, aspetta, research window. Ah, puoi vedere i vari edifici che puoi ricercare. Arena capture the flag, cioè cattura la bandiera, deathmatch e battle royale medium. Ok, voglio battle royale medium. Allora, più desk hai, più veloce è la ricerca. Quindi immagino qualcosa del genere. Ok.
D'accordo, d'accordo, d'accordo. Ah, abbiamo degli obiettivi, vai avanti e costruisci il parco. Ok, quindi il tutorial è praticamente finito, in una maniera o nell'altra, giusto? Ricerca. Ok, lavoratore 6. Bam. Aspetta, forse non ho... sì. Stiamo facendo la ricerca? Come si capisce se stanno facendo la ricerca oppure no? Ok, si capisce da qua. Sta andando avanti la barra, d'accordo. 9 su 100. Ah, build shooting range. One, arenas. Dov'è? Arena duel, deathmatch. Shooting range, ok. Potrebbe essere una buona idea farlo qui, forse. Oh. Quanto... Nazione. Oh, ok, è così, quindi. Per la miseria. Ah, ok, aspetta. Ok, così. Allora, adesso vediamo un po'. Mi sa che conviene fare così. Item slots, shooting range lane. Wow. Ah, ok, ok, chiaro. Chiaro, chiarissimo. Ah, vabbè, non fa niente. Va bene così, poi qua faremo altre cosette. Oh, perlomeno spero. Allora, ah, ricerca capture the flag small. Ops. Ah, devo prima finire a ricercare questo, vero? Vabbè, non fa niente. Ah, questo non l'ho aperto ancora, aspetta. Ah, serve un lavoratore, ok. Apri. Lavoratori quanti ne ho a proposito? Bam. Ah, tu hai fame. D'accordo. Forse devo comprare qualche pistola in più. Ah, 10 park rating. Ah, ok, questo è il rating del parco. Allora, come stanno andando le cose qua? C'è coda anche qui. Qui c'è una coda enorme, porca miseria. E mi sa tanto che è il caso di darsi una mossa qui. Come va la ricerca? Ok, quasi fatta, quasi fatta, quasi fatta. E capture the flag small. Perfetto. Bam. Oddio, forse non è il caso di fare... vabbè, allora, arena, arena battle royale, arena team deathmatch. Ah, non posso farla ancora? Questo sì, però. Vabbè, forse è meglio non farlo ancora. Seguiamo il tutorial, va. Oppure no, forse ci vorrà ancora. Intanto esploriamo un paio di cose, va. Environment, fence, grass garden, fountain. Una cosa del genere. Crate. Ah, ok. Missione occupata. Flower pot. Ah, vabbè, questa è tutta roba per decorare, praticamente. Non essere abbastanza felici di questa cosa. Aspetta. Oh, perché ciò? Ok, vabbè, a parte che ci arrivano ugualmente, perciò... amen. Però...
Le code sono pienissime in qualunque cosa. Ah, scusa, questo è il workshop, quello che ripara le armi. E mi va benissimo già così. Capture the flag small, quasi fatta. Ok, facciamo questo e poi... poi stop. Great pistol, great shotgun, epic rifle, agility target, dual showdown. Ah, park size. Posso farlo più grande? Ah, research speed anche posso fare. Vabbè, appena finito questo mi sa che faccio research speed. I soldi li sto guadagnando. E va bene così. Ok. Ah, arena capture the flag small. Basterà questo? Sì, però aspetta un secondo. Sarà il caso di fare così? Ma mi sa che ci vuole un sacco di spazio per queste cose, vero? Madonna, quanto grande deve essere? Scusa, mo lo vediamo. Oh no. Non ho lo spazio. Oppure sì. Ok. Bam, ok, minchia. Ok, e questa è l'uscita. Ehi. Ah, piazza i punti di spawn, ok. Spawn position blu. Spawn position red. Credo che vada così, no? Oddio, no, sto facendo delle cazzate, mi sa. Item slot. Aspetta. Ah, ok. Massimo numero di giocatori. Ok, grande. Item slot. Flag position. Qui. Base blu. Base red. Muri. Boh, sto facendo le cose un po' a caso, ragazzi, ovviamente. Ok, e apri l'arena, però io ci metterei tipo 4 lavoratori stavolta. Apri l'arena. Aspetta. Perché team slot? Ah, ok, ce ne vuole un altro. Ok. Apriamo l'arena. C'è bisogno di... Oh, no. Aspetta, aspetta. Come si cambiano? Pistola, fucili. Devo comprare dei fucili. Devo comprarne tanti. 20. Però mi sa che il war... sì, aspetta. 4, 8, 12, 16, 20... Ok, va bene, va bene. Ok, e adesso, aspetta. Ok, ecco la coda. E questa è l'uscita, invece. Ok, perfetto. Deathmatch a squadre. Vabbè, speriamo di averla fatta bene questa cosa. Ah, compra 5 shotgun e guadagna $3,000. D'accordo. E qui è quanto sto guadagnando adesso, un po' per volta. Madonna, che coda qui.
Eh sì, un bel casino, ragazzi. Va bene, allora, ragazzi, io direi che può essere anche abbastanza per questo video. Sembra molto carino il gioco in realtà, quindi, gente, se volete trovate i link in descrizione, come sempre. Io di nuovo ringrazio lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco, avermi dato l'opportunità di fare questo video, e spero che questo videuzzo vi sia piaciuto, che vi siate divertiti e che abbiate visto un gioco che non conoscevate, che magari potrebbe in qualche maniera interessarvi. D'accordo, ragazzi? Quindi io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, ma soprattutto trovate il link per acquistare il gioco se volete. D'accordo, ragazzi? A presto!